Buongiorno amici. Buongiorno amici. Allora, oggi faccio una breve uscita, anche perché oggi il tempo è poco, c'è solo a disposizione la mattina, quindi faccio un giretto in solitaria, perché come sapete, per chi ha già visto i post, le storie su Instagram, il disturbatore ha pensato bene di andare a disturbare i cinghiali, essendo disturbatore disturba qualsiasi cosa, e i cinghiali se lo sono tolto di mezzo durante la disturbazione, quindi ha avuto un po' di problemini, abbiamo dovuto farlo operare tutto, perché l'hanno un po' aperto come un libro. E quindi adesso sta molto meglio, sta riprendendo, però purtroppo ha ancora tutti i punti, quindi uscire, sforzare troppo a fare dei giri nel bosco è meglio, preferiamo di no, aspettiamo di poter togliere i punti. Tanto anch'io ero un po' mezzo così così questa settimana qua, che ho congiuntivite, ho un occhio un po' baliccio. Però mi sto riprendendo anch'io. E quindi amici, faccio questo video in questo pezzettino piccolo, infatti ho approfittato, visto che c'ho solo la mattinata, di fare questa zona piccola, che in una giornata sarebbe in troppo, quindi faccio questo 3-4 ore, faccio questo pezzettino qui, che non sono mai venuto, perché essendo piccolo non ho sempre aspettato una giornata, d'avere meno poco tempo e da farlo in quelle giornate lì, perché sennò qua una giornata intera poi bisognerebbe spostarsi, bisognerebbe. Quindi amici, faccio la giornata in solitaria in questo vecchio sentiero, qua c'è un vecchio sentiero, quindi faccio questa più che altro non nel sentiero ma ai bordi di questo passaggio, vecchio passaggio, dove c'è stato tanto passaggio in anni indietro. E quindi vediamo se esce qualcosa. Quindi come sempre amici, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare sempre i video, di guardare la pagina di Instagram, di commentare, di mettere i like, di mettere tutto cosa c'è da mettere. E come sempre vi dico che ci vediamo al primo ritrovamento. Ciao amici. Allora amici, il primo segnalino qui. Ho schivato il sentiero, che nel sentiero non ho voluto cercare. Qui c'è il primo segnalino, questi terrazzamentini che ho trovato qua, vedete che belli, quei muretti a secco. Se c'è un segnalino qua, pensavo fosse un po' più in superficie, invece è un po' profondo. Un po' profondo. Di invece che aumentare scavando diminuisce. Ma mai. Suonava 80, adesso man mano che scendo diminuisce. Amici, sarà una votiva. No? Wow.
Wow, so che c'è solo questo, sembra un... Aspettate, prendo un rametto. È un cappello. Però vedete che c'è anche delle scritte sul cappello proprio. Wow! Spettacolo, amici! Qui, amici, potrebbe essere il rifugio, la camera da letto dei cinghiali che hanno conciato per le feste il disturbatore, perché sono proprio vicino a casa e questa zona qui è proprio dove gli piace stare a dormire, ai cinghiali, quindi potrebbe esserci l'attentatore del disturbatore in questa zona qui. Speriamo che non mi scambi per il disturbatore. Vediamo una spazzolatina. Paura di... non voglio... Non volevo toglierci quel rosso lì che... Però ha delle scritte. Wow, bellissimo questa cosa qui. Bellissimo. Se guarda se c'è anche il resto, ma... C'è solo il cappello. Bellissimo, amici. Spettacolo. Spettacolo. Oh, primo ritrovamento. Bellissimo ritrovamento. Come primo ritrovamento non è male. C'è delle scritte, ma si vede di... Che non vuoi paura di farci andare via quel rosso lì. Bene. Benissimo. Guardate questo maestoso faggio, belle radici che c'ha, bellissimo. Andiamo a vedere se lì intorno ci avessero nascosto qualcosa, amici. Volevo tornare dalla macchina, poi per non scendere da dove ero salito, scusate il fiatone, allenamento è quello che è, che scendere da dove sono salito, ho voluto scendere ovviamente le mie idee geniali e buttarmi giù da quel versante là, quel pendio in mezzo ai rovi, in mezzo... Mi sono, come diciamo noi, scravato. Sono un po' graffiato con i rovi. Da noi si dice scravato, te te scravò. E ma sì, era ancora presto perché sono le 10. Il pezzettino là ormai l'ho fatto tutto. Sono provato a salire di qua dove ero già venuto, più in su. E salendo, visto che qua, non so se lo vedete, c'è un rudere. C'è un rudere che io sinceramente... Non sono mai stato da questo rudere. E amici, non so, se avete visto, amici, anello. Amici.
Anello, amici. Grosso, eh? Anello. Non ci vedo niente sopra, però. Vado a pulirlo. Anello, amici. Oh, spettacolo. Ah, questo l'ho trovato, ma secondo me non è niente. C'è una vita normale, niente. Anello. Quant'è che non trovo un anello? Anellozzo. Sì, qua. Ma sì, può darsi che ci abitasse qualcuno qua, ma non sembra grosso, però è su due piani, quindi potrebbe essere stata un'abitazione, non un ricovero. Però ho visto i legni che sono venuti giù lì, che sembrerebbe, vedete come sembrerebbe bruciato. È andata giù perché è bruciata questa casa qui. Vedete il legno che è tutto nero, bruciato. Sì, qua c'era, non te ne sento, ci abitavano. Un po' piccolina, però è su due piani. Vedete lì che il legno è tutto bruciato qua. Ma che sia stato un seccatoio, può darsi, eh. Che è piccola per essere una casa, eh. Poteva essere un seccatoio dove facevano seccare le castagne e quindi i legni. Ma lì è proprio bruciato, bruciato, non è. Cioè i legni nei seccatoi diventano neri perché col fumo. Ma non saprei, non so se è una casa o se era un seccatoio. Vabbè, comunque qua hanno perso un anellozzo. Perché lì sopra. Vedete che c'è un muro di pietra secco lì sopra, non so se lo vedete. Lì ci sono dei terrazzamenti, ma li avevo già fatto. Ero arrivato fino a lì, ma qua sotto non l'avevo mica visto che c'era questo rudere qui. Vabbè. Ok, vediamo se uscì ancora qualcos'altro, speriamo. Adesso devo andare di là dal rudere. Passo di qua. Bene, allora mi ci ho scavato lì, si è uscita una fibbietta. Non mi sembra un suono così bello. Non ho acceso la telecamera, ma quando ho visto saltare fuori una fibbietta, allora. Fibbietta. Ci manca altri pezzettini, vabbè, più tante si trovano sempre così. Fibbiettina, nerozzo, bello questo cappellino qua, stupendo. Secondo me quel rosso lì sparisce, ma vedremo. La fibbietta. Estremamente ambiguo, amici. C'è strano, deve essere il coperchio, era, non è che suonava benissimo, allora anche questo, ma era il coperchio di qualche salino. Sa di sì. È bello, eh? Non l'ho mai trovato.
che sarà vecchio salì. Mi sembra che ci sia il bianco. Scusate amici, finita la batteria. Allora, stavo pulendo che sicuramente sembrerebbe un tappo di un salino, o magari un vecchio tappo della penicillina. Vi ricordate la penicillina in polvere? Io me la ricordo nelle confezioni di plastica, però magari una volta era una... So, secondo me è un salino, però sembra vecchiotto, metto qui perché è interessante questo strumento. Secondo me è un salino. Bene. Siamo da un altro rudere, questo è ancora abbastanza piedi, e siamo qua. Si era già venuto, amici, è venuto più di una volta, non ho mai trovato niente di particolare, però bei posti. Poi sono voluto venire fino a qua di nuovo, perché una volta qua ci nascevano anche i funghi. Ho detto, vado a vedere se per caso ci si vede qualcosa, ma di funghi non ce n'è. Vabbè, se segnalino qui, vediamo. C'è qualcosa di buono? Ah, c'è una radice. Non pensavo fosse quella fare lì. È un chiodo. Ma dai, ma non ci credo. Un chiodo suonava così. Com'è possibile? Ma come è possibile? Però nella terra suonava buono. Boh. Andava a 70 dd, suonava buono. Chiudo. Bih. Eccole qua, sono venuto a vedere se c'erano queste. Peccato che ci sono solo queste. Ci diamo ancora un'occhiata, ma questa, amici, che questa ormai è andata, questa anche sono andate, pazienza. Questa da noi chiamata cocona, la cocona, che poi sarebbe l'ovulo, quello buono. Il fungo più buono che ci sia, purtroppo. Sono venuto apposta a vedere qua se vedo qualche fungo in particolare, se, perché adesso stanno trovando di quelle lì, di quelle, quegli ovuli lì. Allora ho deciso di venire fino a qua a vedere se c'erano, e ci sono, ma purtroppo
purtroppo sono andate. Va bene amici, vado avanti, se uscisse ancora qualcosa prima di andare a casa. Allora amici, la giornata è terminata, sono tornato a casa dalla regia e dal disturbatore, che adesso vi faccio salutare, dal disturbatore che anche lui va in giro vestito, poi vi spieghiamo, facciamo vedere. Quindi amici, la giornata è stata breve, come vi ho detto all'inizio del video, che avrei fatto un giretto di qualche ora questa mattina, e quindi faccio vedere cos'è uscito. È uscito una roba poca, ma secondo me molto interessante. Adesso riguardavamo con la regia. Allora, questa fibbietta qui, si vede regia? Questa fibbietta qui, già trovate tante di queste fibbie. Questo che non saprei, non so cosa sia, potrebbe essere anche niente, però era fatto tutto strano. Poi questo tappino, secondo me è di un salino, o come vi ho detto nel video, potrebbe essere un tappo di un vecchio contenitore di penicillina. Una volta noi, come ho già detto, ce li ricordiamo in plastica, boccettini di penicillina, però magari una volta. Però sicuramente è un salino, una regia. Poi un anellozzo, che però non si vede niente, da pulire, ma non ci sarà niente lì. Bello, un anellozzo vicino a quel rudere, proprio dietro al rudere. E questo cappellino qua, molto bello, che se la regia fa un'inquadratura, ci sono delle scritte, ci sono due croci, perché abbiamo fatto un po' di ricerca con la regia, perché siamo riusciti a leggere più o meno cosa c'è scritto intorno, e sarebbe la giornata delle due croci, regia, come? Giornata mondiale. Mondiale delle due croci, che una è la croce, dimmi regia, suggerisci, che non mi ricordo rossa. Più, croce rossa, e l'altra la croce di? Lorena. La croce di Lorena. Quindi questo, mi sembra, adesso che lo guardavo bene con la regia, sembrerebbe il cappello che avevano i soldati nella campagna d'Africa. Non vorrei dire una stupidaggine, ma sembrerebbe quel cappello lì. Saprei. Però comunque epoca fascista, perché degli anni 30, per una campagna, c'era una campagna, sì, era una campagna antitubercolare. Siamo informati un po', abbiamo fatto un po' di ricerca, perché io giustamente avevo paura di dire qualche cavolata poi a fine video. Bene amici, bellissimo ritrovamento, molto molto bello. Dopo che siamo riusciti a capire cos'era, veramente un gran bel pezzettino. Comunque dovrebbe essere stata una spilla più che un ciondolo, perché quella immagine che abbiamo visto su internet avevano uno spillone qua. Quindi amici, io, per me è stata una grande mattinata, per quel poco tempo è uscita dalla bella roba. Adesso vi faccio salutare il disturbatore. Allora, dico. Se tiro su, se c'è. Vedete il disturbatore? C'è la maglietta di Cars. La di Cars è stata donata gentilmente da Gaggi. O da Tito. Disturbatore, vedete che si è ripreso alla grande. Vieni qua Aaron, vieni qua, fatti vedere che sei attivo di nuovo. I primi giorni non era proprio tanto attivo, adesso sei di nuovo ripreso. Vieni qua, gira. Abbiamo messo la magliettina, perché sennò si lecca sempre i punti, abbiamo paura che poi si strappa i punti o cosa. Allora con la maglietta non si, non ti lecca. Purtroppo qui sotto c'è tutta la cicatrice qua, il cinghiale l'ha preso qua e l'ha aperto un po'. Però adesso dai, è ritornato non ancora al 100%, ma diciamo regia 90 è arrivato, si è già arrivato, eh?
che è già di nuovo iniziato a disturbare parecchio. Pronto però per no, portarlo nel bosco, giustamente quei punti, cosa poi non vogliamo che si sforzi tanto e si affatichi tanto, intanto che non torna pieno regime, che togliamo i punti e tutte quelle cose lì. Armi qui. Quindi amici, come sempre, io, come avete visto, ero da solo, la regia purtroppo deve stare a fare la baglia, deve fare la badante al disturbatore, che non combini di guai. Quindi spero che al prossimo video di essere tutto il team al completo. Quindi, come sempre, amici, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare i video, di andare a vedere la pagina di Instagram, di condividere i video. E come sempre io vi dico che ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!